just me and my guitar. Ciao a tutti amici, benvenuti sul mio canale, io sono Tugens. Eccoci qua a un nuovo video delle Road to Cielo Nero. Nel video di oggi, amici, da come avete visto dalla copertina, andremo a sbloccare la mimetica Cielo Nero per l'Ixeon, che è una delle armi, diciamo, uscite inizialmente con i vari aggiornamenti del gioco. Per sbloccare, come detto, la Cielo Nero, dovremo sbloccare però prima la Bengala. Per sbloccarla dovremo fare altre 10 uccisioni con l'arma priva di accessori. Una volta fatte queste 10 uccisioni, in automatico si sbloccherà la bengala, la oro, la diamante, la solare e la cielo nero. Quindi amici, come sempre, ciancia le ciance, banda le bande, io vi taglio questo pezzo e ci vediamo all'interno del match. Quindi amici, eccoci su Genesis e come sempre andiamo a fare questi 10 kill veloci, veloci. Quindi andiamo per di qua. Una cosa che ho notato amici è che alla fine, diciamo, su Deathmatch, bene o male, escono quasi sempre le stesse mappe. Tipo Genesis esce quasi sempre. Infatti diciamo il più delle volte faccio i video su Genesis. Quello sta là sopra. E niente. Volevo fuggire ma mi ha fatto con l'Auger. Allora questo sta qua. È stato fatto. Da dietro. Allora cerchiamo un pochino di aggirarli. Vediamo un attimo. Qua attiviamo il sensore radar. Allora uno. L'altro dove stava? Dove stava? Qua. Due. Ok. Niente. Con l'Erad. Allora, amici, cerchiamo di vincerla questa partita. Di qua. Alla fine, amici, anche senza accessori è forte l'Ixeon. Cioè, mi ricordo all'inizio, quando era uscito l'Ixeon, che vi ricordo appunto, come ho detto all'inizio, era una delle prime armi, appunto, uscite con i vari aggiornamenti e le varie appunto patch di Call of Duty, era fortissimo. Infatti vedi tutte le lobby, in quasi tutte le lobby c'era gente che aveva almeno uno appunto dei nemici o del proprio team aveva l'Ixeon. Infatti era tipo una delle armi buggate inizialmente. No, qua mi sono suicidato, vabbè, no, vabbè, non fa niente. Quindi sto dicendo che all'inizio usavano tutti l'Ixeon, cioè, nel frattempo ho sbloccato la mia tica, vabbè, Bengala e ovviamente la Solaro, cioè l'Onea e così via, il Diamante. Quindi vi sto dicendo che all'inizio del gioco utilizzavano tutti, un altro punto uscito l'Ixeon lo utilizzavano tutti. Poi man mano, vabbè, ovviamente con l'uscita delle nuove armi, diciamo tra virgolette più potenti dell'Ixeon, è andato un pochino a scemare quest'arma, però rimane sempre forte. Alla fine vedete, anche con senza alcun accessorio, alla fine li scioglie tranquillamente gli avversari, non è che hai tanta difficoltà. Invece ci sono certe armi che se non equipaggi ad esempio estrazione rapida, o anche altri oggetti, ad esempio, come può essere, non so, caricatori mentali, altre cose e così via, silenziatore, trovi difficoltà a usarli. Mentre l'Ixeon, anche se non equipaggi niente, riesce a fare buone partite ugualmente, quindi non è che... Una cosa buona dell'Ixeon senza mirino, io ce l'ho epico, l'ho trovato epico, quindi una cosa buona è che, da come potete vedere, il mirino evidenzia appunto i nemici. Guardate, è come se fosse un mirino termico alla fine. È buono perché ovviamente un conto... questo qua niente, mo mi fa, lo sapevo. Quindi sto dicendo un conto appunto che già li trovate evidenziati i nemici, un conto li dovete diciamo andare a sgamare ecco, ad occhio nudo. Comunque, quindi appunto vi ricordo, secondo me il mirino equipaggiato già sull'arma è buono. Qua vediamo, lanciamo qualche scorcher. Qua, lanciamo qua, dai, per di qua, su, e per di qua, tanto, li lanciamo. Ok, ne ho fatto uno solo, me lo sono lanciato addosso più che altro. Allora, UAV, allora, qua, uno, qua alla fine è sempre precisa l'arma, cioè senza calne, e appunto, essendo priva di accessori non ho potuto mettere né calcio anteriore. E rimane stabile, cioè la mira è stabile, quindi non c'hai problemi di smirate e cose vaghe. Allora cerchiamo qua. Ok, quello è stato fatto, quindi uno sta dentro. Quindi sta di qua. Ok. Allora carichiamo un attimo. Ok, fatto anche questo. Allora adesso dovrebbero stare tutti dall'altra parte. Quindi vediamo un attimo.
Allora, quella la distruggiamo. E vabbè, per distruggere quella mi sono fatto fregare, mi sono fatto uccidere. Allora, andiamo dentro. Tanto dovrebbero stare dentro. Eccolo. Niente, volevo attivare sfasamento, ma non ho fatto in tempo. Allora, per di qua. Quello campera. Là sotto uno fatto, ma ne potevo fare due. Quello niente, oddio. Mi sono salvato. Allora, cerchiamo di aggirarli. Stiamo vincendo 88-82, buono, dai. Allora, qui sotto c'è qualcuno. No, la torretta distrutta, disattivata. Ok, quello gli ho fatto assist. Tutti là, niente. Andiamocene. Cerchiamo di prenderli da dietro qua. Aia, aia, male male. Allora, 98, dai. 99, quando stiamo? No, sempre 98, dai. Ok. Quindi, amici, abbiamo vinto. Vediamo se siamo sul podio, ma penso di sì. L'ultima kill l'ho fatta anche io. E poi mi sa che ho fatto la doppia. Oppure è finita prima, non mi sa che è finita prima con quello là. Comunque, vediamo, vediamo, vediamo dove stiamo. Siamo arrivati secondi. Quindi, amici, come sempre, io vi taglio questo pezzo e ci vediamo all'interno delle mimetiche. Quindi, amici, eccoci di nuovo qua. Andiamo a vedere le mimetiche che abbiamo sbloccato. Come sempre, la bengala, la mimetica oro, la diamante, la solare e l'ascello nero per il Xeon. Quindi, come sempre, la equipaggiamo e andiamo a vedere com'è all'interno del match. Quindi amici, eccoci qua all'interno di una partita. Quindi andiamo a vedere l'arma. Oddio, alla fine è bella. Anche qua si vede molto sul Xeon l'ascello nero. Sia, ecco, puntando il mirino, sia non puntandolo. Forse, ecco, oddio, un pochino alla fine dell'arma un pochino perde la mimetica, perché se ci fate caso, un pochino, beh, essendo un'arma lunga, va a perdere un pochino, non si vede in fondo, ecco, dove c'è la canna. Quindi amici, sì, vabbè, ripeto, in fase di mirino si vede tantissimo, è bella. È bella, diciamo, sull'arma mi piace proprio come mimetica, però ecco, forse un pochino va a perdere in fondo. Quindi amici, qua abbandoniamo la partita. Quindi amici, come sempre io vi invito a lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto il video, ma vi invito a lasciarlo anche se non mi è piaciuto. Quindi amici, ripeto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere il proseguo del Road to Cielo Nero, sia per quanto riguarda i kit delle mimetiche, sia per quanto riguarda, diciamo, scusate, i kit dello specialista, l'ultimo specialista appunto ristante che è il guerrigliero, sia per quanto riguarda le altre armi uscite con i vari aggiornamenti e le varie patch del gioco. Quindi amici, di nuovo, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Bella!